Tre, due. Tanti auguri. Poi dopo non me ne vengo un'altra, vai. Allora, tema dell'aperitivo, insicurezze, no? Nel senso che poi, con le dovute eccezioni del caso, perché ce ne sono, si pensa o si ritiene o si sa, non lo so, ognuno poi ha la sua opinione, che le donne siano un pochino più insicure degli uomini o che perlomeno... Io so che tu Chi non l'ha sei detto? d'accordo. Allora, mettiamola così. Anche io. Infatti, no, il bello di questo aperitivo è che poi ognuna di noi porta un'esperienza diversa. La mia esperienza di donna imprenditrice nel digitale, perché poi le mie insicurezze si sono manifestate soprattutto in quel mondo professionale, è stata proprio un'esperienza di insicurezza cronica, nella convinzione costante di non essere abbastanza preparata, abbastanza brillante, abbastanza originale, abbastanza questo, abbastanza quello. E questa insicurezza mi ha portato spesso a non a delle non scelte, quindi a dire ok, sapete cosa vi dico? Questo è un sogno che ho, però mi va bene stare anche dove sto, perché la mia paura è che comunque qualcosa che non è previsto succeda, e cioè il giudizio degli altri, le critiche, fallimenti, errori, il fatto di esporsi, e una volta che ti esponi non hai più il controllo di quello che succederà. Ma il controllo non l'abbiamo mai. Ma questo è una cosa è saperlo in teoria, una cosa poi è metterlo in pratica. È vero, ma ci si deve rassegnare. Tu ce la fai? Ah sì, oramai, che non c'ho il controllo di niente, cioè c'ho il controllo di tutto questo momento di me, ma non è una battuta, è la verità. Cioè, potresti sbattere giù tutto quello che c'è sul tavolo? Anche volendo. No, il controllo secondo me non c'è mai. Forse siamo state abituate a pensare, e soprattutto noi donne ci hanno un po' illuso che possiamo tenere tutto sotto controllo, ma io non neanche. Allora, numero uno, non ho più voglia di avere sotto controllo niente. Numero due, è molto più stimolante e divertente anche un po' di imprevisto, pur sbagliando, pur fallendo, pur in qualunque situazione. Sì, io sono sempre stata un'improvvisatrice e non ho mai Beh, tu si avuto... vede perché è il turbante verde. Si capisce? Però, nel senso che anch'io non ho mai avuto il controllo... Penso di avere la mania di controllo, ma non ho il controllo di niente. Cioè, anzi, è proprio... arriva a un certo punto in cui scegli di non avere il controllo perché se hai il controllo vuol dire che ti sei fatta delle aspettative. E le aspettative sono la cosa peggiore che tu possa crearti, perché è diverso dalla visione. Se tu crei un'aspettativa e poi non la rispetti, Ti ti senti senti? di aver fallito. Quindi ho scelto di smettere di crearmi delle aspettative sulle cose e di lasciarmi sorprendere da lei che adesso appunto sbatte giù. Io pensavo di avere il controllo sui miei figli e poi ho capito che non è così. Perché quando sono piccoli comunque li accudisci, cerchi appunto di stargli dietro, no? Di controllare che Quanti tu... anni hanno? La più grande ha 33 anni. Vabbè, Quello dai. che ti ho detto è che col tempo ho capito che non è così, poi in realtà, però ovviamente quando sono piccolini la mamma tende ad avere il controllo della situazione familiare, no? Come vanno a scuola, come vanno anche nella crescita, eccetera, eccetera. Poi quando diventano grandi ti danno il ben servito e ti dicono questa è la mia vita. E beh, è giusto così, per Certo. carità. Però a volte quello che a me ha fatto più male della perdita del controllo è stata perdere il controllo del bene, no? Quando litighi con una figlia e lei vuole chiudere con te perché pensa che quello che tu stai facendo per lei non vada bene, no? E quindi ti elimina dalla tua vita per un periodo. Lì è veramente doloroso. Sto iniziando a piangere. Però bisogna anche che ci siano queste cose, secondo me, Però no? è in quel momento lì che poi uno capisce magari dove ha sbagliato, sia da parte di una madre che da parte di una figlia. Assolutamente, Perché in sì. quel silenzio ingombrantissimo che uno inizia a fare mente locale. Sì, e quindi si cerca di capire fin dove hai sbagliato tu, fin dove sbagliano loro nel pensiero, però quello è veramente... Cioè tu che hai cresciuto i tuoi figli e poi a un certo punto non vogliono più saperne di te, no? Mamma mia, quello è tremendo, penso che sia la cosa più dolorosa. Poi ovviamente si Mi stai guardando come dire ricambierà. quant'altro salino, non sono stata No, capito. È non solo questione di è tempo. detto, non è detto. Però insomma, quello è abbastanza destabilizzante. Io ho conquistato l'ultimo periodo proprio perché in realtà io sono proprio una maniaca del controllo. Io Come tendo a controllare tutto, però negli ultimi tempi ho fatto un po' una riflessione. Cioè, secondo me, io diciamo la giustificavo questa cosa di me. Dicevo, beh, il fatto che io cerchi il controllo è una cosa buona, vuol dire che sono una persona responsabile. Poi a un certo punto ho cominciato a rendermi conto che in realtà voler controllare tutto è anche un po' voler esercitare potere. Sia sulle persone che sulle situazioni, e siccome questa cosa non mi piace quando la vedo negli altri, non voglio apparire così e non voglio essere così, soprattutto con le persone a cui voglio bene. E quindi lì,
ho cominciato a cercare di lasciare andare un po' di più. È vero che quando, che poi è anche tanto una forma di difesa secondo me, perché quando tu controlli appunto sei in grado di proteggerti di più. Se lasci andare a quel pensi punto, di essere in grado, sì, esatto, sì, ti convinci di essere in grado. Se lasci andare hai un po', ti senti secondo me un po' più scoperta, sì, e un po' più in difesa, ed era quello che nel mio caso e ancora adesso comunque pesa un po', ecco, non è una... Però è diverso dal, cioè la cosa del controllo è diversa dal fatto di non avere non, appunto una, la visione di tutto quello che ti accade intorno. No, io credo che forse sì, dovremmo sostituire al termine controllo, la definizione di voler controllare tutto, il cercare di fare del nostro meglio, perché magari l'opposto di lasciare, cioè l'opposto del controllo, quindi lasciare andare, può essere interpretato come mandare tutto in vacca, che non è o quando tu hai detto improvvisare non vuol dire che non ti prepari, però vuol dire che a un certo punto dici ok, quello che ho fatto del mio meglio, adesso ci si butta e si vede come va. Sì, ti lasci stupire anche, che poi delle volte è anche bello. Ma anche perché qualunque scelta nella vita è un salto nel buio, più o meno grande. Ma tu la smetti di fare la poetessa? Sono concetti così profondi. Ma mi viene bene però, ci credete tutte. No, no, è vero, voglio dire, sono tutti salti nel buio nella vita, anche decidere la mattina che cosa mangiare, se ti va di traverso il salto nel buio e dici mannaggia, se prendevo, non so, la mela piuttosto che i semi di zucca, magari non mi strozzavo. Cioè, ogni azione, nel momento in cui veniamo al mondo, qualunque cosa facciamo è un salto nel buio, quindi tanto vale... Una volta che dici, vabbè, da qui a lì ci posso arrivare senza inciampare, poi uno deve andare. Poi ovviamente più le cose sono importanti, più il buio è grande. Però vale la pena, no? Sì, sì, a me mi hai fatto venire in mente che c'è stato un periodo dopo Sliding Doors, a proposito del salto nel buio rispetto alle micro scelte, che mi ero completamente andata in paranoia, per cui prima di prendere qualsiasi decisione ci mettevo le ore. Perché oppure pensavi se avessi, sì, fatto se quell'altra avessi. Cosa. No, a me queste cose qua del se non avessi, mi mandano completamente... Cioè, la casualità delle cose che ti portano a diventare quello che sei è pazzesca. Però se, cioè, non avessi... se un mio amico non avesse avuto le coliche renali una sera, io non sarei qui. Perché se quella persona non avesse avuto le coliche renali, io avrei fatto uno spettacolo, non sarei andata in un altro posto, non avrei conosciuto quello che è poi diventato mio marito. Posso dire un'altra frase a effetto? Noi siamo anche l'insieme delle cose che non abbiamo scelto. Speravo che non dicessino noi siamo quello che mangiamo. Ah no, certo che lo siamo anche quello che mangiamo. Vabbè, però me l'hai servito sul piatto d'argento, dai, fammi pazienza, su. Però io non mangio, sennò poi sbiascico tutto mentre mangio e parlo, vai. Va bene. Ma proviamo a venire un po' allo scoperto. Vai. Vabbè, qual è la più grande insicurezza, Rosita, che... Tra l'altro tu, in un contesto come questo dove... ne parlavamo proprio oggi a pranzo, no? Mi dicevi, io nella popolarità ci sono nata, sembra che sto cambiando discorso, che stia cambiando discorso i congiuntivi, ma non è così. Tu mi dicevi, nella popolarità ci sono nata e per un sacco di tempo l'ho rigettata, l'ho detestata. Quando lavori nel digitale, come molti di noi, invece la popolarità intesa come popolarità ad alto impatto la cerchi, quindi non una popolarità fine a se stessa, ma una popolarità che consenta al tuo messaggio di essere visto e ascoltato da più persone, perché altrimenti che ci stai a fare sui social o dove sei. E tu invece sei in una situazione completamente capovolta. Perché voi l'avete scelta. Io non l'ho mai scelta. Quando ero piccola avevo anche 7, 8, 9 anni quando andavamo al mare e con mia nonna c'erano le signore con i loro nipotini all'ombrellone di fianco e venivano a chiedere a mia nonna se poteva fare le foto con noi. Iniziavo a urlare e scappare perché non volevo. Fuori da scuola c'avevo i paparazzi. Quindi io subivo questa roba qui. Non era una cosa scelta come la scegliete voi per mestiere, perché vi piace, perché è quello che sapete fare. Quindi io a 17 anni mi sono detta, ho due possibilità: o vado a vivere in un paese dove nessuno sa chi è Adriano Celentano, quindi di conseguenza io sono una come tutti quanti, oppure imparare a gestire l'aspetto pubblico, perché la libertà vera sta nell'anonimato. Questa è la cosa pazzesca che nessuno pensa, cioè più si è riconoscibili per strada e più tutti ti giudicano, prima di tutto senza conoscerti, in base alle loro frustrazioni o perché quel giorno c'è un capello storto, ce n'è uno bianco in più, piuttosto che... Allora bisogna strutturarsi per essere molto forti.
Le insicurezze bisogna parcheggiarle, perché sennò ci rimane. Sì, le insicurezze secondo me devono essere, devono servire per formarti, per evolvere. È giusto che ci siano sempre, cioè che ci accompagnino sempre. Non devono però diventare castranti in questo senso. Però tieni presente che io a un certo punto ho deciso di iniziare a capire come poi all'epoca, siccome io sono la più vecchia, mi sa, di questo tavolo, uno, due, tre. Io sono del 65, c'è un 54. 67, quindi. Dai, siamo. Sono più vecchia, quindi portate rispetto. No, scherzo. No, ai miei tempi non c'erano i social, non c'era questa roba qui, però c'erano grandi paparazzi che ti si piazzavano sotto casa e non ti mollavano nemmeno se stavi tirando le zampe, stavi morendo, anzi. E quindi poi ti ritrovavi sui giornali con commenti e cose. Questa roba a me disturbava, perché a volte mi dipingevano come quella che non ero, se avevo fatto un errore, se avevo avuto un fidanzato strano piuttosto che sbagliato. Fino a che a un certo punto ho capito come usare il lato pubblico, e adesso non mi fa più paura. Però tuttora io, se posso non apparire, sono contenta. Quindi cioè, spegniamo per favore. No, vabbè, ma no, però vedi, questa è una cosa interessante, perché questo è uno spaccato di chiacchiera fra cinque donne, cinque amiche che arriviamo da posti diversi, e magari chi ci guarda può dire, cioè può prendere spunto dalla vita di ognuno, capito? E dire, caspita, però vedi, e rincuorare la gente. È un po' la cosa fine a se stessa che faccio fatica a fare, ma certo, no? Mi rompo l'anima. La pura popolarità e il puro interesse per la morbosità del sapere qualcosa che altrimenti non saprebbero. Mi incuriosisce molto, perché in realtà appunto è un tema che mi tocca da vicino, perché io ho due bimbi e la Pozzolis Family è, come dire, certo, è il racconto digitale della nostra famiglia, per cui i nostri figli sono coinvolti in questo racconto. E appunto la domanda più grande, che non è poi la domanda, è sul futuro, ma la preoccupazione più grande poi sarà la gestione di quella che potrà essere la loro, passatemi il termine, popolarità, quando inizieranno a diventare più grandi, che potrà essere un'arma a doppio taglio. Però loro te lo diranno. Perché io lo, certo, dicevo, e io lo accoglierò. Il mio punto era che io volevo fare l'attrice, vada bene, io volevo fare un mestiere dove comunque sarei stata sotto i riflettori. Ma è diverso. A me pesava l'intrusione violenta dei media, oppure, certo, il giudizio costante. Pensa che io ho fatto un reality di tempo fa, e quando sono andata a parlare con i produttori mi hanno detto, ma tanto fra un po' ti dimenticherà le telecamere. Ho detto no, perché io so da quando sono piccola che appena metto il piede fuori di casa, chiunque mi riconosce, so che sono sotto dei riflettori. Quindi io oramai ho la mente settata in questo. E per me è un reality, so perfettamente che sono H24 sotto le telecamere. Quindi è una cosa diversa, loro però te lo faranno capire. Certo. Te lo diranno. Certo, e io lo accoglierò. Solo che quando mi immagino appunto, noi avremmo comunque condotto questo stesso tipo di vita, anche se non ci fossero stati social media, no? Cioè io e Gianmarco siamo due artisti, due comici, quindi mi immagino che come ai tempi dei circhi, certo, i nostri teatro. Figli sarebbero, sì, infatti adesso inizia la tournée a teatro e loro verranno con noi anche se non salgono sul palco, certo. Però vabbè, poi magari ti faccio un paio di domande. Sì, quando vuoi. E beh, perché io stavo dalla parte qua, sto dalla parte di... È certo. Quanti anni hanno? 2 e 4. Vabbè, adesso poi... No, certo. Fra un po'. Sì, ci risentiamo. Sono a disposizione. Per consigli. Esatto. Quindi, le insicurezze più grandi che... La mia è veramente paradossale. Io ho avuto per tanti anni, e ancora ho, il terrore di stare al centro dell'attenzione. Cioè, una roba che mi mette un'insicurezza mostruosa addosso. Guarda, se ti racconto quello che mi è successo quando ero piccola, capisci perché dico questo, no? Io ho un passato di bambina fortemente bullizzata, perché sono stata in forte sovrappeso per tutta la prima fase della mia vita, più o meno fino ai 12 anni, e quindi ho subito degli episodi veramente violenti, tra cui uno del quale porto ancora una cicatrice, cioè mi hanno presa a sassate e uno di questi sassi mi ha rotto la testa. Quindi è una cosa che mi ha segnato talmente tanto in fase, quando ero piccola, che io dico sempre che se è vero che le insicurezze si formano nella prima fase della propria vita, per me le cose si erano messe veramente male fin da subito, perché io ricordo proprio degli episodi, delle parole, dei momenti agghiaccianti, che se ci penso ora dico, comunque era una bambina veramente forte, perché in qualche modo io me la sono cavata, e me la sono cavata rifugiandomi in un mondo mio, fatto di fantasie, fatto di lettura, fatto di favole,
che poi mi ha portato a fare quello che faccio oggi. Cioè, e questo è veramente assurdo, perché io poi per mestiere invece sto assolutamente al centro della scena, sto sotto i riflettori, però è una brava, è completamente diverso, tant'è che se con amiche io vado in un locale molto affollato, io sono quella che sta da un lato della sala, non sto al centro. Se entro in una pizzeria non cammino al centro della sala, per dire, no? Cioè sto in disparte, però per mestiere invece sto assolutamente sotto i riflettori, quindi io capisco molto bene perché è molto diverso. A me per esempio mette molto a disagio quando, e sui social network capita, quando le persone vogliono giudicare quello che tu in realtà sei, cioè non quello che vedono, ma pensano che da ciò che vedono possano in qualche modo capire effettivamente ciò che tu sei, quello che hai passato, come sei arrivata magari lì. Quella è una cosa che mi ferisce e che mi provoca insicurezza. Ma basta dargli ragione. Lo so, ma infatti. Sì, tu la fai facile perché ormai sei allenata. Sì, io sono un po' allenata, ti capisco. Sì, però dagli ragione e non sa più che cacchio dire. I famosi haters sono persone disturbate, loro per prime. Quindi dicevo oggi a Cecilia, a parte la giornata che ho storta, che allora parto anch'io a dirgli una sassata, ma diciamo 9 volte su 10 bisogna ignorarli o dargli ragione. C'è ragione. Che bravo che sei che l'hai capito, porca miseria. Perché io gli do ragione. Adesso sì. Adesso, sì. Grazie. Ma la ragione di questa cosa del, del sovrappeso mi tocca molto da vicino, perché probabilmente non al tuo livello, ma questa è un'altra cosa interessante, dopo ti dico perché. Io ho sofferto di sovrappeso proprio durante l'adolescenza, e termini, parole, non lo so, arriva Mafalda o ecco l'ippopotamo, oppure se la coscia fosse così, proprio con le misure precise prese a mano, allora sarebbe perfetta, e cose di questo genere mi sono state dette, tra l'altro a volte in maniera molto innocente, senza che ci fosse poi un'intenzione di ferire, perché poi insomma più giovane sei, più magari innocente sei in nell'uso delle parole che hai. Però scusami, a che età hai? Allora a me, dunque, l'episodio del sasso, 10 anni, avevo 10 anni. Cioè io capisco... Scusate, era solo per sapere. E adesso rispondi e metti in viva voce, noi sentiamo tutti chi è, vai, vediamo se hai coraggio. È mio marito. Appunto, meglio ancora. Scusate. Giamma, sei in viva voce? Bravi, ciao a tutti. Sì, ciao a tutti. Sì, ma siamo in diretta, è urgente? No, no, lo so, sta per essere se i miei figli erano vivi. Ma sai che sono vivi i tuoi figli? Però non sono con me, quindi è una presunzione. Ecco. Ciao, a dopo. Ciao. Scusate, no, è che cioè, ho anche i bambini a casa con la babysitter e non posso spegnere il telefono. Se i bambini sono vivi non è male. Però vedi, un papà fiducia... è un papà premuroso. Sì, è ipocondriaco, è diverso. No, scusami, 10 anni. Cecilia, ma solamente perché appunto è un... I tuoi adesso mi hai detto sono grandi, però io sono terrorizzatissima da quello che sarà il bullismo, e con il quale tra l'altro ci iniziamo a confrontare adesso. Cioè, mio figlio a scuola è bullizzato, io dico ma come fai un bullo? Già. A 4 anni. È vero? Ma sono i primi segnali. Allora, sì. E lui è tenerissimo perché... come hai raccontato tu, si crea dei mondi fantastici. Sì, tipo, sì. Eravamo al parco, c'erano questi due bambini che evidentemente non volevano giocare con lui, nonostante fosse lui che aveva portato il pallone. Certo. E quindi lo prendevano in giro, quindi giocavano per i fatti loro. E lui, con una tenerezza così, che il mio cuore così tipo budino, che mi guarda e dice, mamma, ma guarda che matti loro due. Io, sì, amore, che matti. Intanto i due stronzetti che... facevano di tutto per... Sì, ma scusa, ma le giocare. Mamme di questi due stronzetti che facevano? Perché... Ma questo è la cosa che mi ricordo di più del sasso, e adesso ve l'ho raccontata così, però insomma non è... Mi ricordo tutto, mi ricordo che ho cominciato, che non vedevo più, Madonna. Mi ricordo che, non, che il mio pensiero è stato, se rimango qua, muoio qui da sola, perché non mi troveranno più. Perché io sapevo che c'erano i genitori degli altri ragazzini, ma sapevo, cioè già da piccola capivo che avrebbero protetto, che sarebbero stati indifferenti, cioè io collegavo indifferenza, quindi vuol dire che se anche ora sono in difficoltà posso morire, perché non vedevo e avevo tutto il sangue in faccia, comunque loro in qualche modo se ne andranno. E infatti io mi ricordo che quando è arrivato mio padre a prendermi c'era solo una mamma di tutti i genitori dei bambini che erano lì presenti. Oh, sì. Da qualche parte si alimenta questa I cosa. I bulli, certo. Ci sono perché ci sono genitori che bulli. Non ci sono. Ci o sono bulli, però i genitori degli altri non possiamo controllarli, giusto? Di fatto ognuno cosa deve controllare. Cosa facciamo per... Per esempio, una delle mie paure più grandi, di figli ancora non ne ho. Se vuoi te ne do uno.
Le mie sono già grandi, se vuoi. No, ma non è quello. Il fatto è che il mio terrore di quando succederà è che io passi a lei o a lui o a loro le mie insicurezze, che sono tante, sono legate al mio aspetto. Al... Ecco, quindi dovrai fare quindi un lavoro per non passargliele. Ma io non le voglio passare. Perché no? Beh no, alcune dipende. E perché? Che cacchio fai? Gli passi le insicurezze? No, ah, tu dici trasferirgliele. Sì, sì, col mio modo di fare, perché poi loro ovviamente... Sbagliato? No, in che senso? Io non ho figli oramai, non so più nell'età di farli, ma credo che non vadano. No, però... No. Ho capito, però per esempio se io arrivo a casa e magari sbotto per una stupidata e allora mi fermo, mi siedo e spiego ai miei figli, che anche sono piccoli ma capiscono, sono certa che capiscono, scusate ma la mamma è stanca, sono stanca oggi. Questa non è l'insicurezza? No. No, mi riferisco più che altro agli schemi, no? Di ognuno di noi. Ad esempio, io posso essere estremamente insicura alla guida, e lo sono, perché non ho mai guidato. Io da quando ho 18 anni che vivo fuori, ho vissuto in grandi città, non c'è mai stato, a parte che non avevo i soldi per farmi la macchina, ma oltretutto ero in una città dove potevo girare coi mezzi. E con il classico stereotipo della donna al volante, pericolo costante, io mi sono peraltro convinta che questa cosa sia in parte anche genetica. So che è una stronzata, però è così. E io quando sono alla guida, se non c'è Urso Loris accanto a me che controlla quello che sta succedendo, io mi cago sotto. E non voglio che se un giorno avrò una bambina, questa bambina cresca, per dire, oggi ho incontrato una tassista qui a Milano che guidava come... Io le ho detto, mi sembra di aver visto la Madonna, perché girava per Milano con una sicurezza, con questa capacità di, non lo so, inserirsi nei vicoli e su e giù, e intanto chiacchierava e parlava dei figli. Io ho detto, Madonna, ma io avessi un terzo di queste capacità alla guida. Ma no, ma tu ne avrai altre. Ma perché, no, lo so, però ad esempio un'insicurezza così banale ti vincola, perché nel momento in cui io mi trovo in difficoltà perché sono da sola e devo guidare, e potrebbe succedere nella vita, cosa faccio? Non guido perché sono insicura? Ma l'hai presa, no, la patente? Sì, no, però voglio dire, non voglio che un'eventuale mia bambina possa crescere, no, pensando che... la mamma è un'imbranata, no, tutte le donne, no, sono così, devo, allora, essere così, no, anch'io. Tu basta che le dici, amore, la mamma è un'imbranata al volante, ma c'è altre qualità, vediamo se tu diventerai imbranata mamma al volante oppure... Perché, beh, mia, allora, mamma era così. L'ironia ci salverà. Io invece guido. Buongiorno. Buongiorno, salve. Io mi ricordo questa, no, cosa di mia mamma, che me l'aveva proprio detto, mi aveva detto, io non guido da tanto tempo, tant'è che a 13 anni sono stata io a convincere mia mamma a riprendere la macchina, perché mia mamma questa cosa la viveva come un problema, quindi me l'ha detto, e quando avevo 17 anni mi ha detto subito, prendi la patente, andiamo a guidare, perché non voglio che diventi come me, che poi hai paura. E per me, per esempio, la macchina è uno strumento fondamentale. Però quello che dicevo prima non era tanto appunto della sincerità, ho detto sono stanca, magari ho sbagliato e non era quello l'esempio pertinente, però cioè, secondo me invece non è sbagliato dire ai bambini... Io non sono, cioè su questa cosa qua non mi sento a mio agio. Io non, sì, vedo, allora, le insicurezze come un... Allora, se tu dici a tuo figlio, in questa cosa non mi sento a mio agio, mi sento un'insicurezza, e poi dipende a che età glielo dici, è un conto. A volte uno può trasferire una propria debolezza a un figlio in un altro modo. Ti faccio un esempio, io ho una mia amica che è molto apprensiva, e a forza di essere apprensiva la figlia è diventata apprensiva, certo. Allora ci sono gli eccessi, poi sono sbagliati in tutte, certo, le cose, quindi in quel senso credo che lei dica non voglio trasferirgliele, capito? Ma come dici tu, invece diventa un'azione di sincerità e di dialogo con il figlio, capito? E già mentre lo dici glielo spieghi anche, dici guarda se... Ma se... anche per non creare dei falsi miti, cioè di non creare il mito del genitore perfetto impeccabile, che infallibile, beh, certo, quando come... invece io fallisco. Ma non si può essere bravi a fare tutto nella vita. Cioè, no, no, quindi no, è giusto anche, cioè, quello che hai detto te. Ma io guido malissimo, tra l'altro. Cioè, sì, cioè, però lo fai. Sarei bravissima. Ma è questa secondo me la differenza. Non è tanto il fatto magari di dire sono brava in tutto, perché quello sarebbe l'opposto. A parte che chi lo dice magari è proprio più insicuro di chi ammette di essere insicuro in qualcosa. Però il fatto di dire sono un po' imbranata in questa cosa, però mi ci butto e mi alleno, perché quello che vi dicevo prima era, ok, ma sì, in una situazione di difficoltà, se io mi sono allenata prima, ma allenata, so che sembra stupido a più di 30 anni dire mi devo allenare a guidare, però se uno non si è allenato prima lo deve fare dopo. Comunque se e vai così verso per altre cose. Se vai verso la periferia così non ci... Io prendo due taralli, se vai verso la periferia... Così non, no, se non ci sono altre macchine, infatti io non ho problemi, è più in centro città. Vabbè, comunque io quando ho fatto la patente ho mandato su Instagram, ho taggato Beppe Sala,
Perché io la patente di tutto questo l'ho fatta l'anno scorso, non è che... Perché mia madre si era ribaltata con la macchina col foglio rosa, quindi io sono cresciuta con una madre che mi ha sempre detto no, cioè la patente è proprio una cosa che a noi di questa famiglia qua non ci riguarda, e quindi io l'ho presa l'anno scorso dietro opera di convincimento, quindi ho taggato Beppe Sala, gli ho detto guarda che sto per fare l'esame della patente se vuoi chiudere delle strade, però lui mi ha detto che avevano fatto già delle cose molto coraggiose per cui hanno... E infatti non me l'hanno data, Non al primo colpo? Sì! Si brava, dai! Sì, sì. Sì, sì, sì. Allora, se qui da lei puoi dare anche tu, Cecilia. Esatto. Ah, perché? Capito. Esatto. E comunque, guarda, l'ironia salva, Ma l'ironia, tu ci sei nata con l'ironia o l'hai acquisita nel tempo? La capacità di essere autoironica e prenderti un po' meno sul serio? No. Non lo so se ci sono nata, ma so che fin da piccola sono stata circondata di ironia tosta, anche molto... Cinica. A volte è difficile, sì, cinica per un bambino piccolo. Però, per esempio, mio padre ha fortemente voluto e ha detto sempre a noi tre figli: siate i primi a ridere delle vostre fragilità, dei vostri difetti. Anche se tu non ti piace qualcosa di fisico, intanto non ti focalizzare lì, che non è che tutti guardano quello che a te non piace di te. Perché quello che uno vede della persona è la persona nell'insieme. E sei tu che ti focalizzi sulla tua fragilità. E poi per non permettere ai bulli di rovinarti o di metterti in difficoltà, sii tu il primo a prenderti in giro, anche pubblicamente, così se lo fai tu nessun altro poi può dire niente, perché sei il primo, quindi diventa un atto di forza. Vero. Questo, capito? Ti dà sicurezza e poi il fatto di saper ridere ti aiuta a sdrammatizzare periodi difficilissimi. E secondo me anche mostrare, esatto, bravi periodi, e anche mostrare i propri fallimenti, i propri errori. Cioè in ambito digitale, per esempio, tu capirai tutte. Non è molto facile vedere qualcuno che dica sì, quella volta lì ho veramente fatto una cazzata, ho sbagliato, cioè, ho fatto un errore, è stato un flop clamoroso, me ne senti? Però se ci pensi invece, se tu sei brava ad ammetterlo, puoi anche rigirarla a tuo favore, piuttosto che aspettare che poi magari invece qualcun altro, no? Anche perché non aspettano l'ora. Esatto, non, cioè, non aspettano, non altro, sì, quindi sì. Riuscire a dire ok, c'è stata questa cosa qua, adesso provo a porre rimedio così, 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 oppure faccio quest'altra cosa, ti dà un vantaggio, secondo me. Ed è una cosa che non è molto facile da fare, non fanno in tanti, diciamo la verità. Ma lavorando nel digitale, chi lavora nel digitale? Io no. Lo so, ti escludo. No, ma in realtà però pure tu lavori in un mondo ancora più ostico, che è quello dello spettacolo, nel senso che sicuramente in realtà Alice, anche tu hai lavorato nel mondo dello spettacolo, ci lavori tuttora? Ci lavoro. Ecco, io, quindi... Cioè, in realtà il digitale per me è così, è stato che mi hanno messo in mano il cellulare, ma ho continuato a fare quello che facevo da prima. E vi siete mai sentite inadeguate, nel senso, o meglio, più inadeguate, sminuite nel vostro valore in quanto donne? Sempre. Ma io non sono in quanto donna, però parlate voi così, mastico il tarallo, sì. Sennò parlo per ultima. Tu e la domanda è prettamente sul femminile? No, in generale. Perché non siamo tutte donne, ma in generale. Assolutamente sì. Io, così almeno abbiamo completato il trittico, quando avevo, insomma, fino ai miei 25 anni, i provini su parte nel cinema, perché io faccio, tutto sommato faccio l'attrice comica, quindi tutti i provini che ho fatto per il cinema accedevo solamente se riportavano la dicitura sovrappeso, obesa, corpulenta, cioè a me ruoli da protagonista non erano... non erano previsti perché ero una taglia 44 felice e quindi ad un certo punto cioè, ti fai delle domande, cioè se vieni categorizzata in quel modo, quindi quando arrivavo a un provino che per sbaglio non c'era nessuno, cioè, leggevo e dicevo non c'è scritto da nessuna parte che questo ruolo prevede che sia cicciona, arrivavo ed ero molto insicura perché sentivo che dovevo in qualche modo dimostrare di essere all'altezza di una persona normo peso o filiforme o diversa da me. E una volta che poi vabbè non l'hanno mai fatta quella serie, però una volta sono riuscita a prendere un ruolo ed ero stupitissima del fatto che lì in sede di provino mi avessero detto vabbè, ma perché ti hanno presentata per questa parte qua quando puoi benissimo fare questo? E finalmente ho sbloccato una recitazione che non era solamente comica, perché
L'autoironia e l'ironia salvano sempre e io ne ho fatto veramente un motivo di vita. Però mi copro anche molto in questo ruolo di persona che sa ridere di tutte le situazioni. No, non so ridere di tutte le situazioni. Cioè, diciamo che è uno strumento che utilizzo molto, ma non... E lì mi sono concessa di interpretare un ruolo drammatico che altrimenti non mi sarebbe stato possibile fare, a quel tempo, oggi col cavolo non lo farei mai più questo ragionamento, però a quel tempo me lo sono concessa solo perché gli altri hanno determinato che lo potevo fare. Oggi ho trasformato tutte quelle che erano le mie insicurezze di allora in un motore fortissimo. Però ai tempi non lo potevo fare, non avevo nessuno che mi avesse spiegato che si poteva fare queste cose. Forse. Ah, come no? Però è vero anche che... No, scusa, vai. Freddy. Certo. Poi quando mi giro sarai in bikini, però. Esatto, perché io me l'ho pure slacciata, vai. Però sono certa che siano tutti passaggi che aiutano a costruire una personalità, un'identità che altrimenti non... Cioè, se non passi per dei contrasti, per una vita troppo, troppo semplice, infatti per quello vorrei bastonare un po' di più i miei figli, sono troppo buona, però è difficile che tu riesca a tirare fuori un... Cioè, nella trasformazione veramente esce una persona che è poi la persona che ti corrisponde, però per arrivare alla trasformazione c'è sempre un passaggio doloroso. Sì. A parte che ci sono un sacco di studi di vario tipo, adesso non me ne ricordo neanche uno, però insomma che... Però ce ne sono. Ce ne sono tanti, dove si parla di come le situazioni di sfida, che poi è banale, no? Le situazioni di sfida ti rendono più forte, però chi è che ha voglia di affrontare le sfide? Io non mi sveglio la mattina, sì, dice sì, no, non vedo l'ora che sfida mi arrivi a colazione oggi. Sì. Poi se mi arriva la gestisco, però mi piacerebbe mi piacerebbe essere nata coraggiosa, se per coraggio si intende il fatto di svegliarsi la mattina e dire sfide, venite a me, io se posso. sono sempre faticose, nel senso che però se la sfida vuol dire che facendo quel percorso sei tu, io lo faccio. Io non riuscirei invece al contrario a stare in una posizione dove non sono comoda, dove non mi rivedo, dove sto male, per me è la morte. Quindi a costo di lasciare tutte le sicurezze io devo andare via, devo ricominciare. E poi mi rendo conto che è una fatica terribile, però è più forte di me. Cioè io devo affrontare qualcosa che mi renda felice. Adrenalina, è stimolante. Così. Quindi probabilmente non ce l'ho tutti a posto. No, lì credo ci sia anche un allineamento importante, no, fra le azioni che facciamo e come ci sentiamo dentro. Non lo so, io penso ad alcuni progetti a cui ho detto no, nonostante fossero dei progetti che avevano un grandissimo potenziale puramente economico, sinceramente, puramente economico, di popolarità o quello che vuoi, perché non mi parlavano. No, non è stato proprio immediato, perché dici cacchio, questo treno magari passa, non ripassa più, però mi sono sentita molto più a mio agio. Le situazioni addosso in cui mi è capitato invece di accettare, o in cui io mi ci sono messa dentro, perché magari le ho create io, mi sono creata io la mia scatola, perché poi spesso accade anche questo, mi è capitato di non dormirci la notte, cioè di pensare, ma io cosa sto facendo? Voglio svegliarmi tra 10, 20, 30, 40 anni, se sarò fortunata a girarmi indietro e non essere soddisfatta di quello che vedo, o non essere orgogliosa di quello che vedo, al di là del fatto che io sia riuscita in qualcosa o meno. E probabilmente è il ragionamento che faccio io quando, ripeto, sono stretta in una situazione, c'è cioè qualche cosa che mi soffoca, devo uscirne immediatamente a qualsiasi costo. E poi ovviamente c'è tutta la costruzione, no? Che non è semplice, però io sono fatta così. Poi non so se con l'età mi calmerò un attimo, perché magari adesso mi rilasso, perché poi sai... Diventa difficile anche a livello fisico, no? A un certo punto, perché comunque tanto lavoro. Beh, dipende, se ti metti in testa che devi scalare il Monte Fuji. Quello magari però... aspettiamo un attimo. No, però effettivamente penso che sia caratteriale. A volte trascino dietro di me anche altre persone che poi non sempre, no? Magari hanno la mia verve, il mio... Però io sono un po' così, un po' estrema a volte, mi rendo conto. Tu sei estrema?
No. No, cioè, non lo so, credo di no, sono estrema. Non mi sembri. Tu che mi conosci da 5 minuti. Ma guarda, negli ultimi 5 minuti non ti ho trovato. Però hai una zanzara estremamente che sulla fronte. Che cacchio, difatti la vedevo, ero sì, lì sì. Che sto... La vedevi? L'ho vista volare. Lei è estrema, perché ha la capito che... Non ha capito che nel frattempo tutte le sue amiche sono morte e invece continua. Esatto. No, io ho vissuto invece, vivo tuttora l'aspetto fastidiosissimo della gente che si aspetta che essendo figlia di mio padre o già sappia cose o non si aspetta che vado anch'io alla posta a fare la coda, che magari anch'io c'ho Equitalia che mi scassa i maroni, adesso Equitalia non ci parla. Ecco, sulla parola Equitalia non bisogna mai nominarla. Quindi voglio dire, lì a me ha sempre dato fastidio quando fanno battute spiacevoli della serie, ma figurati se c'hai problemi, la figlia dice dentale, il padre dice, questa roba è veramente spiacevole. Poi mi rassegno e considero chi fa questi ragionamenti e mi fa tenerezza un poveraccio, una poveraccia, quindi sai, faccio sì che il problema rimanga loro e non diventi mio. Però è più difficile in una posizione come la tua riuscire a trovare la tua strada, cioè... No, la strada volendo io l'ho pure trovata, il punto è che ci sono, è complicata questa roba qui, sì. Perché lo show business non è un bellissimissimo ambiente, come tu ben sai, dove girano tanti tanti soldi, ci sono soprattutto interessi, ci sono pochi rapporti umani, quindi questa è la difficoltà, però ci sono i pro e i contro in tutte le cose, uno se lo sa si deve equipaggiare, no? È come dire, se io vado in montagna mi porterò gli scarponi, lo zaino, cosa, devo andare a mare invece porto l'infradito, la vita è uguale, a seconda di quello che devi affrontare, a seconda da dove arrivi, del percorso che vuoi fare, ti devi equipaggiare, però uno dovrebbe prendere in modo stimolante, no? Le insicurezze devono essere qualcosa che ci spronano, le paure dovrebbero essere qualcosa che ci spronano a superarle, e poi tutti gli eccessi sono sbagliati, quindi troppo coraggio diventa incoscienza, troppa paura diventa qualcosa che ti frena troppo, quindi bisognerebbe sempre stare in una via di mezzo e soprattutto non avere mai la paura di sentirsi inadeguato, di dire Madonna che sfigata che sono, e chi se ne frega, ci sarà qualcuno più sfigato di me come c'è qualcuno meglio di me, quindi vedi, tanto è un'altalena costante. A parte che ci sarà sempre qualcuno che vediamo sempre un po' più in là, che sia nella vita personale o lavorativa. Ma guarda, sulla terra c'è Beyoncé, per cui c'è la è finita per tutto il resto. E dopo Beyoncé, quindi cioè sì, nel... Però bisogna anche smetterla di fare i confronti e di utilizzare Beyoncé come fonte di ispirazione, non come fonte di frustrazione. Sì, ma poi guarda, i confronti giusto. Soprattutto li fanno le donne, perché gli uomini ma perché questo... sta cosa? Per esempio, perché? Perché siamo delle rimbambite, cacchio. Facciamo tutto, allora ci peliamo per il culo noi, siamo in competizione fra di noi, facciamo fatica a fare gruppo. Voi donne vi scambiate emozioni, noi uomini ci scambiamo informazioni. Da questa frase semplice però c'è tutto un mondo che si capisce diverso, no? Anche quando donne devono comunicare con gli uomini, bisogna sapere che... Chi è? La babysitter. Vabbè. Strangolati. Sono vivi? No, però ufficialmente abbiamo un riscaldamento nel condominio. Vai, è andata. Adesso c'è il riscaldamento pure qua, quindi mi tolgo il cappotto. Detto ciò non mi ricordo cosa stavo dicendo, quindi se mi La comunicazione uomo-donna. Mm-mm. La comunicazione è dire, e siamo noi soprattutto le più severe con noi, perché gli uomini sono molto più semplici, meno... puntigliosi, capito? Mm-hmm. Quindi dobbiamo noi proprio far pace con noi stessi, siamo più esigenti. A me non mi è mai piaciuta l'idea di pensare che dobbiamo essere uguali agli uomini, prima di tutto perché non lo siamo, né biologicamente, né psicologicamente, né emotivamente, in niente. Ma la cosa bella è proprio la diversità, cioè nella diversità ci si diventa stimolante, un po' come lei che vuole sempre una sfida superiore, diventa tutto stimolante. Ma ad esempio ci sono situazioni dove le donne... non lo so, io all'università mi ricordo situazioni lampanti dove io e la mia amica di banco ci chiamavamo fino alla mezzanotte del giorno prima del prossimo esame per assicurarci di conoscere ogni singola virgola, punto esclamativo, di tutti gli appunti che erano alla trascrizione esatta di quello che il professore aveva detto in ore di lezione. Poi c'erano i nostri compagni uomini, pochi, perché ho fatto storia, ho studiato storia, eravamo soprattutto donne. Insomma, questi la sera prima si erano preparati due cose, qualcuno si era fatto lo schemino geniale, perché poi non so come diavolo facessero a farsi questi schemi mentre quello parlava, io cercavo di scrivere ogni parola.
ed erano sempre convinti che tanto passavano, mentre noi donne eravamo continuamente, cronicamente convinte che nonostante lo sforzo, la preparazione... Quindi il problema era di chi? Perché? Di no, chi la domanda era? È perché? No, a parte perché il problema a questo punto di chi è? Chiaramente era nostro. Esatto, non ma era di perché... Perché? C'era che, questa divergenza. Non lo so perché non però sono. Io sono una di quelle lì che ha preso gli appunti all'ultimo e andava. Ah, ecco. Quindi allora un perché caso, io ma allora appunti caso. Prendevo. Secondo me questa non è una prendere. Cosa. Ah, scusami. No, va, scusami tutto. No, allora. del femminile e del maschile. Infatti, cioè, esatto. Io sono d'accordissimo con Giovanna. Con, con Piera. Che Piera è più bello di Giovanna. più personalità. Esatto. No. No, non riesco a farmi dalla testa che ti ma non fa ridere quindi non mi piace, cioè non mi piace l'idea assolutamente che ci sia qualcosa per cui la donna deve essere come l'uomo e un po' di più. Allora ci sono delle differenze di genere che riguardano gli stipendi, è accertato. Ok, ci sono delle differenze culturali che riguardano la percezione dell'uomo e della donna ed è accertato. Detto questo, noi possiamo, cioè ogni singolo individuo può fare la differenza, perché ci sono, cioè, dai, delle donne che sono straordinarie, delle donne che sono delle imbecilli, no, che le appendereste a un chiodo. È giusto, questo è vero. Ci sono degli uomini di cui hai tantissima ammirazione e di cui ti chiedi come sia sceso in terra, e degli altri che sono persone della stessa utilità, no, questo tovagliolo, no, dell'utilità del tovagliolo da bar. Perché che non asciugano. Esatto. Quindi secondo voi non c'è questa differenza? No, ma c'è nella nostra testa. È nella percezione. Non ci si deve mettere, e poi non ci si deve assolutamente più mettere singolarmente, poi diventa magari un gruppo, nelle condizioni di autocommiserarsi o di fare, ma a parte non ci dovrebbe mettere in competizione con gli altri. Io mi sono sempre messa in competizione con me, fondamentalmente. E ti ho raccontato che non mi è mai passata, io sono stata molto cornuta nella mia vita, parecchio, praticamente sempre, quasi sempre. Vero? È una condizione... Vero? No, però in questa condizione qui, l'unica cosa, raccontava Cecilia, che non mi è mai passata in anticamera nel cervello, pur stando malissimo, soffrire, era che cosa c'ha l'altra più di me. Ma proprio non mi viene. No, invece le mie amiche, la prima angoscia era quell'altra saprà fare l'amore meglio di me. Dicevo, magari sì, e chi se ne frega, però io sono più simpatica, deve decidere lui poi se lo sta con una simpatica che magari a letto è così così, piuttosto che con una... Ci sono anche dei corsi comunque. Oramai, c'ho 54 anni, quello che ho preso. No, però questo per dirti che io non mi sono mai, anche nei momenti dove soffri, perché se sei innamorato di un uomo che poi ti tradisce, anche se ti dice ho fatto una cazzata, sono innamorato di te, in quel momento lì, certo, che manca il fiato, non mi sono mai messa in competizione con l'altra. La competizione era o con me o in quel caso capire nel rapporto cosa avevo dato per scontato, in che cosa mi ero allontanata anche. Perché il tradimento, per esempio, non è solo il fatto di uno che prendeva con un altro, può essere sinonimo anche proprio di una comunicazione diversa, di un adagiarsi su una relazione, di dar tutto scontato con un po' di tempo di se stessi, ma allora uno giusto si mette in discussione anche se è quello tradito. Certo, ma tu sei una donna molto intelligente. Sei sicura? Ma in questi 5 minuti però sulla mezz'ora inizio a vacillare. Vediamo, che ore sono? Tutti qua. E poi sai, praticare è facile, mettere in pratica no, scherzo. No, io tiro pugni. A chi? No, a cosa? Al marito? No, però io ho il terrore del tradimento. Veramente? Non ho mai tradito, ma mai. E cioè, sei mai stata tradita? Al momento penso di no. Brava, hai detto giusto di penso, perché... No, certo, nel senso che... Però nella mia testa, se scoprissi mai un tradimento, capito già. Che faresti? Ma quindi ci pensi? Ci pensi spesso a questa opportunità? No, pensi spesso no, però tipo settimana scorsa ho fatto proprio l'incubo del tradimento e io tiro pugni. Cioè nei miei incubi sfascio di pugni la persona con la quale, tra l'altro la persona, manco lui, cioè. Ah, io quello anch'io l'ho fatto, sono andata a cercare la persona, non l'ho menata, però sono stata molto incisiva nel ferirla con 4 paroline messe lì, giusto proprio. Beh, io stamattina ho chiesto al mio massoterapista dove devo tirare un calcio per fare molto male, comunque nel dubbio. No, perché il male fisico non è mai come invece saper dire la cosa giusta o metterla nelle condizioni di vergognarsi. Però se no ti faccio che non è vendicarsi. Paura. O sì, in un certo senso. Allora, per me era acquisire una... Intanto lui tornava sempre da me, quindi già questa per me era una soddisfazione. E lì mi sono domandata le nonne, le generazioni delle nostre nonne o bisnonne. Io ricordo le mie nonne che praticamente
voglio dire, all'epoca il sesso non era così sdoganato come oggi, quindi e che ipotizzavano che i mariti andavano ogni tanto, sfarfalleggiavano, però erano bravi mariti, bravi papà, portavano a casa i soldi, provvedevano alla famiglia, e lì c'era secondo me un tacito accordo dei ruoli. Sì. Quindi a un certo punto, forse sarà l'età, ho iniziato a dirmi, ma forse è meglio star zitta e non fare domande, se tanto lui torna sempre qui, con me è meraviglioso, con i figli è meraviglioso, che cacchio me ne frega se l'altra sera ha fatto una stronzata con una? No? Io non lo potrei sopportare. Ma tanto se non lo sai? Sì, se non lo sai, sì. Basta non far domande. Però una volta le cose si sapevano. E... Ma non avevi la certezza? Perché dici una volta... Ma perché una volta era un po' così, cioè... Beh, era, no, perché non hai la certezza finché non li vedi proprio, dici, speriamo che non lo sia. Però lo senti, non mi puoi dire che non lo senti. Però non saperlo, è possibile. Cioè, no, anche tu ti ripugni, secondo me, no? Ma allora, no. Tira sassi, dai. Ripugni, no, però vado via. Cioè, proprio... No, vai via, ma no. Per me sì, vabbè, no. Cioè, si distrugge ciò che è fondamento, la secondo fiducia, me, del rapporto. Il sentirmi al sicuro, che è la cosa più importante. Ma cioè, al sicuro? Ma scusami, ma se lui è una persona, aspetta, meravigliosa... Dipende anche dall'entità del tradimento. Per questo dico, come fai a non sentirlo? Se non lo senti è perché è una cosa che probabilmente è irrilevante, non ha nessuna importanza. Esatto. Ma se lo senti, se una donna lo sente nella pancia, e allora lì vuol dire che è qualcosa di rilevante, perché sennò non te ne accorgeresti. E nel momento in cui diventa rilevante, vuol dire che l'altra persona mi ha già messo in una situazione di vulnerabilità con qualcuno che è sconosciuto, che è fuori da casa mia, che è fuori dalla nostra coppia, che è fuori dalla famiglia. E io questa cosa non la posso sopportare. No, per me è molto più semplice di questo. Ma se in una relazione di amore non sono disposta a perdonare una debolezza, cioè il sentimento e la relazione è qualcosa di amore, allora io per amore devo essere anche in grado di perdonare e superare anche la mia insicurezza, perché se una botta è via non ha senso, non ha neanche valore per l'uomo, no? Certo, se c'ha un'altra fissa allora lì parliamone, o me o lei, in quello sono d'accordo con te, ma io ti parlo proprio del tradimento, quello fugace e banale di cui manco si ricordano la faccia e il nome di quella con cui magari hanno tradito, capito quello che intendo io? Io se lo dovessi scoprire mi metto in discussione, la mia relazione e sono disposta a perdonare. È ovvio che l'altra persona deve fare un minimo di fatica per farmi ritornare un po' di serenità, di fiducia, ma se con me, io ho un uomo vicino a me che è un compagno di cui mi fido, che stimo, che mi ama, non è... Scusate, si può dire perché non siamo in fascia protetta, la scopata fugace che mi fa diventare Dr. Jekyll di Per quello ho detto, che se lo senti nella pancia probabilmente non è una cosa da una scopata e via, no? Sì, cioè, beh, nel senso, sì, puoi avere sospetto, però comunque quella cosa che ti dà fastidio, che ti infastidisce della pancia, io lo capisco il tuo discorso, cioè tu dici, se io amo allora devo essere in grado di accettare le debolezze dell'altro, e perché se lui ti ama perché non deve accettare le tue? Cioè, certo. Se sa che una cosa... appunto... Quindi se accetta, per esempio, lei dice io non potrei mai perdonarlo il tradimento, l'altra persona lo sa. Se lo fa vuol dire che in quel momento no, ragazzi, non sta rispettando. No, io sono proprio lontana dall'aspetto... No, perché il tradimento è un momento di debolezza totalmente irrazionale. Una serata goliardica fra amici, arriva un amico fa il cretino, magari hai bevuto, fa una cazzata e ti ritrovi a fare sta stronzata. Ma non tutti i tradimenti sono totalmente irrazionali. Adesso non ti sto dicendo il 100%, ma la maggior parte delle volte... siccome sono cresciuti insieme ai maschi, erano l'unica quindi fema... sai... Sì, e io li vedevo distrutti, sì, e disperati, che poi maschio, si vergognavano e dicevo, sei proprio un pirla, se non ti becca sei un pirla, questa stronzata rovinata. Allora, su una roba del genere, come puoi non perdere? Cioè, non è che lui va a dire, me l'aveva detto, mi avrebbe mollato, allora lo faccio perché me ne frego della sua debolezza, quindi vado con uno. Sì, ma smettete di indicarmi. Beh, tu sì, perché hai detto che non perdoni. Quindi siamo passati dall'insicurezza al tradimento, possiamo collegare la cosa dicendo, se dovesse capitarci di avere le corna, l'importante è che non alimentiamo per questo fatto le nostre insicurezze. Si potrebbe anche farle per prima, aggiungo, così. Esatto. Ho detto una cosa che no. Ok, no, scusa. No, ma mi fanno segno di no dalla regia. Okay. Cosa dico? No, non si fa. Ok, scherzo. Beh, siamo venute a nudo parecchio, ci siamo venute a nudo, e tu hai scritto un libro? Sì, è lì, Ah, tra l'altro ho una copia per tutte voi, con una dedica per tutte voi, specifica. Grazie. Per tutte voi. Sulle corna. In base a quello che vi avete trasmesso, o come amiche nella vita reale, perché già ci conoscevamo, oppure come amiche nella vita virtuale, perché già vi seguivo.
E dove sono ste copie? Rosita, le ho viste volare. Ma adesso l'abbiamo data voce tutte le cose, no scherzo. No, ma sto scherzando, sto parlando di chi è? Sonia. Anche senza occhiali, quindi non riesco a vedere niente. A Rosita, A Piera. A Piera. A Iaia. Iaia. Grazie. E a Alice. Ma dai, ma scrivo così male, ma scusa. Non sembra una E, dimmi se sembra una E. Io sono abbastanza sicura del mio modo di Alica. Ad Alica. No, no, adesso devi essere insicurissima. No, è una E. Sulla scrittura. No, no. Adesso beccati questa insicurezza su scrivermela molto bene, Cecilia. Grazie Cecilia. Grazie a voi ragazze per esservi messe a nudo, l'ho detto giusto. E speriamo che questo sia il primo di tanti. E adesso si mangia, perché non abbiamo mangiato. Adesso si mangiano, infatti. Alla salute, grazie. Ho mangiato 200 taralli nel frattempo. Brindisi? Ecco, qua il un'altra volta piangere. Brindisi. Ancora, sì, io li odio i brindisi, lo sai. Sono a Capodanno, perché? Lo accetto. Perché due palle, cin cin, tutti cin cin. Cin! Eccola, dai. Cin. A Piera. Che meraviglia. A Piera. A Piera. Mi ha chiamato in 2000 modi. Intanto Rosita è bellissimo. Vero, la tua prossima figlia la chiamerai Rosita? Non penso, ho messo la spirale settimana scorsa. Però la toglierai prima o poi? Non lo so, non credo. Ma sì. Si sposterà. Pensa se per caso le si muove, rimane incinta, mi chiama.